Poi vi racconterò tutto, ora non è il momento perché non è ancora il momento, sono passati solo 2 anni e mezzo e quindi ve lo racconterò, vi racconterò tutto quello che ho passato per cercare di aiutarvi. Sarà un video molto molto difficile. Buon salve e benvenuti in questo nuovo video. Allora, il video di oggi sarà un video molto spontaneo, non ho scalette, non ho pensato a cosa dire. Ho paura di fare questo video, sono molto in ansia ed è una grande vittoria perché l'avevo promesso a mia mamma, l'avevo promesso a me stessa, l'avevo promesso a voi e oggi sono qui per fare questo video e per raccontarvi un po' di cose. In primis sono qui per svelarvi questo grande progetto di nome PR di cui vi sto parlando da un po' di mesi, ci sto lavorando da settembre e ci ho messo veramente tutta la mia anima perché è un progetto che è la cosa più mia che io abbia mai fatto in tutta la mia vita, è un grande traguardo personale prima di tutto ed è stato molto difficile insomma realizzarlo perché mi ha fatto rivivere dei momenti molto difficili, è stata una grande sfida, però sono felice di aver avuto il coraggio e la forza di farlo e quindi a prescindere da tutto sono fiera di me e volevo dirlo in questo video perché non me lo dico mai, sono una persona molto severa con me stessa, tendo spesso a mettermi ansia, a colpevolizzarmi per tante cose e non sono mai tranquilla, ho sempre questa pressione e finalmente oggi voglio dirvi che sono fiera di me, principalmente per essere qui e per fare questo video perché non è facile. Allora, arrivo subito al punto perché non voglio girarci troppo intorno. Da oggi è disponibile in pre-order il mio secondo romanzo che si chiama Per Rinascere e dal 15 giugno sarà in tutte le librerie d'Italia. Allora, aspettate, non chiudete il video, non skippate perché ho tante cose da dirvi, perché ho paura che venga preso come un secondo libro. Sembra che se uno fa un libro lo fa apposta per fare i soldi e perché va di moda e per superficialità. E invece vi prego, credetemi e ascoltatemi, questo libro è la cosa più importante che io abbia mai fatto, perché voi mi vedete come una persona molto estroversa e lo sono. Parlo di tantissime cose con tutti, ma per quanto riguarda le cose mie più personali ho una corazza. Io ho una corazza che non può essere sfiorata perché mi tengo sempre tutto dentro e delle cose che parlo in Per Rinascere non ne ho mai parlato con nessuno, né con il mio ragazzo, né con i miei genitori, né con la mia famiglia, né con i miei amici, perché ho come vergogna, cioè non ce la faccio a aprirmi così tanto parlando con le persone di cose personali e quindi ho trovato veramente in Per Rinascere uno sfogo, un qualcosa di prezioso che voglio condividere con voi perché voi siete i protagonisti della mia rinascita. Allora, è iniziato tutto nel 2016, io sono sempre stata una bambina molto felice, non c'era nulla che non andasse bene nella mia vita, ero brava a scuola, ero brava in ginnastica, ero brava in atletica, avevo 1000 amici, tutto top. L'unica cosa che iniziava, insomma, a traballare un pochino era la mia situazione familiare, perché i miei genitori non andavano più molto d'accordo, io crescendo ho dato sempre più peso a questa cosa, che è diventato un vero problema per me, perché mi mettevo ad origliare, insomma, i discorsi alla porta, piangevo ogni sera prima di andare a dormire, insomma, era diventato veramente un grande peso per me questa cosa, però io ero la ragazza perfetta, quindi non potevo avere qualcosa che non andasse bene e quindi volevo a tutti i costi cercare di controllare questa cosa e di risolverla e quindi ho provato insomma in tutti i modi a riappacificare la situazione, però non dipendeva da me perché dipendeva da 2 altre persone e quindi ovviamente non è che sono una maga, non è che posso fare i miracoli e non sono riuscita nel mio intento di risolvere i problemi. E quindi avevo il bisogno di controllare qualcosa, avevo il bisogno di avere qualcosa sotto controllo e il controllo è stato preso sul cibo perché un mostro, così lo chiamo io perché è un vero e proprio mostro, si è appropriato di me, cioè non era più Valeria a controllare la sua vita, non era più Valeria a pensare, Valeria era morta tra virgolette perché io non pensavo più,
non provavo più emozioni, non volevo più stare con le persone, che per me è assurdo perché ormai mi conoscete, cioè sapete come sono fatta, sono la persona che più ha voglia di vivere del mondo. E invece in quel momento ero totalmente spenta perché questo mostro, e dirò questa parola per la prima volta dopo troppo tempo, cioè io non ho mai detto questa parola ad alta voce perché mi fa paura, mi fa veramente paura, però sì, ho sofferto di anoressia nervosa, mi sono ammalata verso settembre del 2016, ma non ne ero consapevole, cioè per me andava tutto bene, infatti ho scritto come stai perché in quel periodo ero distrutta e rispondevo sempre va tutto bene, va tutto bene, va tutto bene, tranquilli, e invece non andava tutto bene perché non vivevo più di fatto, e quindi insomma questo mostro ha iniziato a prendere il controllo della situazione, a farmi fare pensieri e azioni che non avrei mai fatto prima e che non sono razionali. Ho iniziato a nascondere cibo, a fare cose veramente brutte, perché era l'unica cosa che mi faceva provare soddisfazione, cioè io vivevo per vedere i numeri sulla bilancia scendere, vivevo per vedere il mio peso scendere, le mie ossa che si facevano sempre più evidenti, vivevo per questo ed era terribile, ma io ero felice così perché quella era l'unica cosa che mi dava soddisfazione in quel momento e tutto il resto, tutte le belle cose che facevo non c'erano più, cioè non avevano più un valore perché non ero più Valeria. L'unica cosa che sapevo fare era salire sulla bilancia, punirmi se non scendevano i numeri, andare a correre, fare ginnastica tutti i giorni e arrivare ad essere stanca, a avere la giacca mentre gli altri erano in maglietta perché non avevo più forze. Ero veramente al limite, però non volevo ammetterlo a tutte le persone che si preoccupavano e che mi chiedevano come stai. Io ho sempre risposto che andava tutto bene perché realmente io non riuscivo a capire il problema, perché non c'è stato un motivo, non è che io mi sono svegliata e ho detto ok, da oggi non mangio più, è stata una cosa che si è appropriata di me e che è capitata nella mia vita e che non ho potuto frenare in quel momento, perché è come un tunnel senza via d'uscita, cioè tu non sai come sei entrato e non sai come uscire, della cosa più brutta del mondo, è il mio incubo più grande e la mia paura più grande è che un giorno possa tornare una cosa del genere, e quindi parlarne è una grandissima cosa per me. E insomma io non ammettevo di stare male e sono arrivata a fare i campionati svizzeri di ginnastica essendo uno scheletro letteralmente, però mi ero sempre nascosta, coperta da felponi, perché non volevo che nessuno facesse domande, perché non sapevo neanche io dare risposte, ero letteralmente divorata da questo mostro che mi faceva mangiare una carota al giorno, cioè è stato il limite quello, e non è vivere quello, non è vivere. E sono arrivata a fare i campionati svizzeri così, ho rischiato di svenire, ho iniziato a vedere tutte le luci che si offuscavano, non riuscivo più a stare in piedi, cioè veramente ho sfiorato il limite, e il giorno dopo sono stata portata da mia mamma in ospedale, tra l'altro era il giorno del suo compleanno, e non potete capire quanto io mi sia sentita in colpa perché ho fatto passare il compleanno di mia mamma a lei in ospedale mentre io ero distrutta, e mia mamma è da sempre la mia più grande sostenitrice, e quindi averle fatto passare un momento così è stata la cosa più brutta di sempre. Scusatemi se non ce la sto facendo bene a parlare normalmente, ma pensarle a un conto le cose, dirle, sbatterti la realtà in faccia è ancora più difficile. E quindi sì, sono andata in ospedale e ho passato qualche giorno lì in osservamento, ma io ero convinta di stare bene, cioè io ho detto lasciatemi uscire di qui, siete pazzi, io sto bene, non ero consapevole, cioè per me era tutto normale, capito? Cioè questa cosa, questa malattia si era presa talmente tanto
il possesso della mia testa, che non mi faceva neanche vedere il problema. Cioè, per me ero normale, stavo bene, e invece non stavo bene per niente. E sono arrivata a 34, sono arrivata a essere niente e a voler scomparire ancora di più, voler diventare sempre più piccola. Finché una notte è suonato un allarme, io non vedevo niente, cioè vedevo cose, sentivo rumori, perché il mio battito, che era sempre sotto controllo, è sceso e ha toccato il limite, cioè è stato veramente al limite e ho rischiato, cioè in quei giorni ho rischiato veramente, e è veramente assurdo pensare che per una cosa del genere ho rischiato la vita, che adesso è la cosa più bella che ho, cioè è assurdo pensare che sono passati 4 anni e è svoltata così tanto la mia vita, perché ora è la cosa più bella che ci sia e non desidero altro che essere felice, che fare esperienze, che vivere. E ho avuto questo avvenimento del battito basso e mi hanno ricoverata. Sono stata 2 mesi, un po' di più di 2 mesi, in isolamento, quindi non potevo vedere nessuno, ma letteralmente, cioè io non ho visto i miei genitori per settimane, i miei fratelli per settimane, non avevo la televisione, non avevo il telefono, non avevo non potevo vedere nessuno, amici, non potevo avere contatti, ero io da sola in una stanza di ospedale con medici, persone che mi dicevano tu hai un problema, e io non lo volevo accettare perché io non potevo permettermi di avere problemi, quindi ero in un incubo e soprattutto ero con me stessa, che era la persona che al momento più odiavo, perché non riuscivo a capirmi, non riuscivo ad apprezzarmi, stavo male, e quindi ero in una situazione proprio in cui ho pensato piuttosto che così è meglio niente, e per fortuna però non sono arrivata a realizzare questo pensiero, perché ho avuto sempre la mia famiglia accanto, che è il dono più grande che ho. Io adesso sono lontana da casa e non vedo spesso la mia famiglia, però è la cosa più importante che ho, una delle più importanti di sicuro, perché in quel momento sono stati la mia forza. Io l'ho anche scritto, perché in questo percorso ho tenuto un diario, perché era l'unica cosa che potevo fare, cioè non potevo fare niente se non scrivere su un diario, e quindi insomma ho tenuto tutti i miei pensieri lì. E lì ho proprio scritto la mia forza è la mia famiglia, se no io non andrei avanti. E in quel momento era così, perché io per me non contavo niente, cioè io non sentivo di avere valore. Io andavo avanti perché avevo la mia famiglia accanto, ma io in quel momento avevo valore zero per me stessa. Ed è la cosa più brutta che ci sia, quando ti senti niente, quando ti senti inutile, quando non vale più la pena vivere, non vale più la pena provare emozioni, perché significa che proprio non sei spento. Io in ospedale ho tenuto questo diario dove ogni giorno, insomma, scrivevo i miei pensieri, e per scrivere, per rinascere, li ho riletti tutti, ed è stato veramente molto complicato, perché ho veramente rivissuto alcune cose che mi fanno venire i brividi, e soprattutto ci sono proprio i miei pensieri del momento che sono surreali, perché sono controllati dal mostro, perché non sono io a scrivere queste cose, Valeria non scrive queste cose. Era proprio questa situazione che mi ha mangiata, paradossalmente, e quindi insomma ho inserito alcune pagine, alcune scansioni del diario anche per rinascere, perché ho voluto proprio portarvi a pieno nella mia vita, nel mio passato, perché voi siete stati la mia rinascita. Ve l'ho detto più volte, ma è così, perché il percorso anche dopo l'ospedale è stato molto molto lungo, è stato veramente lungo e travagliato, e posso dirvi che ci sono voluti anni per uscirne, e anche oggi sì, ne sono uscita, posso dirlo, però questo mostro farà sempre parte di me un minimo. Ce l'ho fatta principalmente grazie a voi e al canale YouTube, perché io non potevo fare ginnastica, che era la mia vita, perché io sognavo la ginnastica, era il mio focus principale, cioè tant'è che in ospedale, mentre ero al limite, mi mettevo a fare gli addominali perché il mio pensiero era ritornare a fare ginnastica, cioè non mi rendevo proprio conto della situazione. E quindi, uscita dall'ospedale, non potevo fare ginnastica, non potevo ancora andare a scuola, non potevo ancora uscire con gli amici, perché dovevo stare ferma, perché ogni passo che facevo potevo perdere peso e potevo arrivare di nuovo al limite. Insomma, era delicatissima la situazione, lo è stata per tanto tempo. Quindi l'unica cosa che potevo fare era fare video, perché fare video
ero seduta sul letto e questo lo potevo fare. Era un mio sogno da tantissimo tempo aprire il canale, insomma anche nel diario in ospedale scrivevo di YouTube per farvi capire quanto per me è importante. Io non l'ho mai detto tanto per dire, non ho mai detto niente di opportunista, non mi è mai interessato dei numeri a me sui social. Io ho aperto i social per esprimere me stessa, perché è la mia passione più grande, perché mi ha salvata, e quindi io vi ho sempre fatto vedere me al 100%, spesso tantissimo emotiva, e dall'esterno potrebbe sembrare esagerato, insomma, alcune reazioni che ho avuto a determinate cose, anche adesso potrebbe sembrare esagerata, però letteralmente YouTube è stata la mia salvezza, perché sognavo da tanti anni di aprire il mio canale, fare video è sempre stato il mio sogno più grande, la mia passione più grande, e finalmente, visto che non potevo fare nient'altro, i miei genitori mi hanno dato il permesso, anche perché vedevano quanto, insomma, io ci tenessi, vedevano che era una cosa che volevo fare a tutti i costi, e quindi per rendermi felice in quel momento in cui non ero felice, mi hanno detto va bene, apri questo canale e inizia questo percorso. Infatti, cioè, i miei genitori sono fantastici, hanno sempre fatto tutto nel migliore dei modi, e quindi insomma mi hanno dato il permesso di aprire questo canale YouTube. Ho iniziato questo percorso e ero in un periodo, come vi ho detto, in cui non credevo in me stessa, non mi piacevo, e quando sei così fragile i commenti delle persone intorno a te contano tanto, perché quando tu non ti dai valore, il valore che ti danno gli altri conta. E per fortuna ho avuto persone fantastiche a supportarmi. Ho avuto voi, cioè ho incontrato voi che mi avete stravolto la vita. E veramente lo dico, non voglio dire frasi fatte, vi giuro. Mi avete stravolto la vita, perché io non volevo uscire, non volevo stare con le persone, perché non volevo domande. Cioè tutti mi guardavano, mi squadravano perché ero uno scheletrino, perché avevo passato 2 mesi in ospedale, perché insomma mi squadravano tutti, si facevano 1000 domande, sentivo i commentini ed era terribile, e quindi io volevo semplicemente un posto dove le persone non mi giudicassero e dove poter essere libera e poter essere me stessa. E quindi ho aperto il mio canale YouTube, ho iniziato a condividere la mia vita e ho trovato voi, che siete stati i miei alleati più grandi, che mi avete dato una forza pazzesca, perché ripeto, quando sei così debole la forza che ti danno gli altri conta. Mi avete dato la forza per rinascere, ed è per questo che ho chiamato, insomma, questo romanzo così. E dentro questo romanzo ho scritto tutta la mia storia, ho scritto tutto per filo e per segno. Ho voluto fare questa cosa per chiudere un capitolo, per iniziarne un altro, e soprattutto per cercare di aiutare voi, perché ho letto i vostri direct in questi anni, vi ho incontrati nel tour di Come Stai, tra l'altro devo dirvi anche cose sul tour che sto già volando, e non uccidiamoci magari. Aspettate, soffio il naso. Ho bagnato pure il diario. Dicevo, ho visto in questi anni che non sono l'unica a stare male, ma che tante persone stanno male e che magari non hanno il coraggio di parlarne, non hanno il coraggio di aprirsi, perché ciò che neanche io avevo il coraggio di fare, e quindi chiedete spesso aiuto a me, e io mi sento una grande responsabilità addosso, e soprattutto ho talmente tanto amore verso di voi che devo aiutarvi in qualche modo, perché voi l'avete fatto con me, e quindi ho voluto condividere la mia storia per farvi capire che non siete soli, che tutti soffrono, anche se magari dall'esterno non si vede, perché sui social è sempre tutto perfetto, e io voglio rompere questa cosa, perché sì, ho avuto dei problemi, sì, ho tuttora dei problemi che ritornano, dei problemi nuovi, sì, non sono perfetta e non voglio esserlo, perché non mi interessa essere perfetta, voglio essere vera, voglio essere spontanea, voglio vivere la vita per quella che è, alti e bassi. E quindi voglio farvi capire questo, e soprattutto voglio che leggiate attentamente la mia storia, perché vi porto veramente all'interno della mia testa, del mio cuore, e per rinascere posso dire che sono io al 100%, cioè io non ho mai parlato né con Jody né con la mia migliore amica di me in modo così spontaneo e puro come l'ho fatto in Per Rinascere, e lo voglio fare proprio con voi per la prima volta, questo aprirmi, perché con voi ho una fiducia, una sicurezza che non ho con nessuno, ed è assurdo perché siete tra virgolette sconosciuti, perché di base non ci conosciamo uno a uno, ma siamo una famiglia così forte, abbiamo un rapporto così forte che è magico, l'ho sempre detto, è magico. Per Rinascere vi fa proprio vedere come
in qualsiasi situazione voi vi troviate, per quanto possa essere difficile, si può sempre rinascere. Si deve avere voglia di vivere, voglia di riscattarsi. Sarà complicatissimo, ci saranno delle cadute terribili, ti sembrerà di non avere una via d'uscita, ma se vuoi veramente puoi rinascere. E io devo tutto a questo periodo che ho vissuto. Ho cambiato modo di vedere il mondo, perché io oggi sono così vogliosa di vivere, sono sempre sorridente quasi, o comunque cerco di esserlo, perché vivo così tanto di emozioni, mi emoziono così tanto, perché ho capito l'importanza di queste piccole cose, perché vivendo mesi senza emozioni, poi capisci quanto sono importanti quando ricominci ad averle, e quindi ora sento tutto amplificato. Ho così voglia di vivere perché non ne avevo, e quando ho ricominciato ad averla ho proprio visto il cambiamento e visto che ne vale la pena, perché la vita è la cosa più bella che abbiamo e non bisogna buttarla via mai, anche quando sembra terribile, anche quando sembra un disastro. Non bisogna mai, mai smettere di credere in se stessi, credere nei propri sogni, credere nella bellezza della vita, perché è la cosa più bella che abbiamo. E soprattutto per rinascere, l'ho scritto anche per aiutare chi soffre di un disturbo alimentare, chi ne ha sofferto, o la famiglia, insomma, che è coinvolta in questa malattia, perché non se ne parla come se ne dovrebbe parlare. Viene spesso visto come un capriccio o come un voler diventare magri per fare i modelli o per essere più belle. Cioè, non c'entra assolutamente niente. Non c'entra il voler fare le modelle con una malattia del genere, perché è una cosa molto molto più profonda. Cioè, il non mangiare è soltanto una conseguenza, il problema principale è qualcosa di molto più oscuro, molto più profondo, molto più difficile da capire. E quindi, insomma, non è una cavolata o un capriccio come molti pensano, è un vero e proprio incubo, e io lo posso dire veramente, e posso veramente capire tutte le persone che lo stanno vivendo, che l'hanno vissuto. Spero davvero di aiutare qualcuno. Volevo dirvi che in Per Rinascere ci sarà anche Gioia, che è la protagonista di Come Stai, e appunto Gioia conoscerà Valeria e insieme vivranno un sacco di avventure, e è proprio, insomma, durante una di queste avventure che Valeria racconterà la sua storia a Gioia, con anche tutte quante le pagine di diario e le lettere, perché dovete sapere che quando ero in ospedale non potevo comunicare col telefono o quant'altro, ma potevo ricevere una volta a settimana le lettere della mia famiglia, e quindi le ho custodite ovviamente tutte, e ho deciso di mettere anche queste in Per Rinascere, perché senza quelle lettere mi sentirei un pezzo in meno. Spero che vi arrivi tutto quello che voglio trasmettervi, perché non è un libro, cioè per me Per Rinascere non è soltanto un libro, è una vittoria ed è soprattutto un'espressione di quello che ho dentro al 100%. Questa, ad esempio, è una lettera di mio fratello del 18 dicembre 2016. Cara Valeria, oggi ho ricevuto la tua letterina che mi ha fatto moltissimo piacere. Devi sapere che anche tu mi manchi. Mi mancano le nostre giornate insieme e le nostre cavolate. Sembra che è tantissimo che non ti vedo. Ti penso anche io moltissimo ogni volta che passo da Pizze Delizie, quando guardo la tele o ascolto canzoni che ti piacciono. Lo so, Valeria, che è dura, ci vuole tempo, ma tu, Bruli, sei forte e passerai anche questa. Mio fratello viveva sotto l'ospedale in cui ero ricoverata, e quindi per farmi sentire la sua presenza, visto che non ci potevamo vedere e sentire, ogni sera alle 21 faceva la luce dalla terrazza, dal balcone, faceva una luce con la torcia a scatto, insomma, come un flash, e io mi affacciavo alla finestra dell'ospedale del 14° piano, guardavo giù e vedevo la sua luce dal balcone e lo sentivo vicino. Cioè, sono cose che sono assurde da ripensare. Cioè, queste cose mi rimarranno impresse per sempre e saranno sempre il mio punto debole, ma allo stesso tempo il mio punto di forza. Non vedo l'ora che ce l'abbiate tra le vostre mani, perché sarà veramente la cosa più bella e più gratitudine, come si dice, più che mi renderà più fiera del mondo. E soprattutto non vedo l'ora di vedervi. Ebbene sì, ci potremo anche incontrare, quindi rimanete connessi per tutte le novità. Amici miei, io vi lascio tutti quanti i link per preordinare Per Rinascere nell'info box, che da oggi appunto è disponibile in pre-order, e poi vi arriverà per il giorno dell'uscita a casa. E raga, manca così poco, adesso inizia un altro countdown per il 15 di giugno. E niente, ovviamente vi lascio appunto tutti i link qui, ma li trovate anche su Instagram, sul mio Instagram, oppure comunque su Amazon, su IBS, su tutti gli store.
E niente, sono troppo contenta, è come se io vi regalassi un pezzo di me, quindi ci tengo veramente tantissimo. E mi raccomando, se lo preordinate, scrivetemelo, mandatemi uno screen, perché voglio cercare di rispondere a più persone possibile per ringraziarvi, perché è il dono più grande che possiate farmi veramente al momento. E niente, ci saranno anche altre sorprese per chi insomma lo ordinerà, ad esempio la casella postale, che ne ho aperta una ad hoc per leggere le lettere e i riscontri di Per Rinascere. Voglio concludere questo video con una frase che troverete anche all'interno di Per Rinascere. Prima volevo spegnermi, ora voglio splendere. A volte toccare il fondo può servirti per rinascere. Ciao, un bacione, vi amo!